Ciao a tutti travelers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una giornata particolarmente uggiosa a Reggio Emilia, piove, vabbè, però diciamo che non ce ne frega niente perché quello che vi farò vedere adesso nel video è ben più oltre Reggio Emilia. Ma contestualizziamo un attimo. Allora, ricordatevi che io praticamente ho fatto il viaggio, fino a Saragozza. In questa nuova puntata vedrete che ci siamo spostate da Saragozza, dove siamo andate a finire? Siamo andate a finire a Pamplona. Da Pamplona, dopodiché, ci siamo spostate verso Bilbao. Lì vedrete delle cose veramente pazzesche. Io non pensavo che Bilbao fosse una cittadina così bella. Cioè, veramente bella, dove ci sono tantissimi spunti a livello creativo e a livello artistico. Ma insomma, godetevi questo video. Se non vi siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati su quello che praticamente facciamo. Grazie mille per il vostro supporto, perché ho visto che i precedenti video vi sono piaciuti veramente tanto. Grazie a tutti e buona visione. Ciao! Allora, ci siamo appena spostate da Saragozza a Pamplona, proprio perché noi ci stiamo per spostare verso Bilbao. Quindi praticamente adesso visitiamo un pochino Pamplona e poi andiamo verso Bilbao. Questa è la famosa Plaza de Toros. Quando siamo arrivati a Pamplona, come avete visto, mi sembrava una cittadina veramente piccola. In realtà no, perché ha 194.000 abitanti. Non è una città piccola, è una città conosciuta per alcune delle sue attività sportive, tra cui la corrida, che ancora viene praticata. Infatti, come avete visto, siamo arrivate praticamente in un punto nel centro storico di Pamplona, dove c'è questo monumento che si chiama Encierro, è dedicato alla corsa dei tori. Io l'ho trovata molto interessante, visitabile assolutamente in giornata. È una città molto colorata, veramente piacevole. Mi è sembrata veramente verde. Quindi, nel caso in cui, insomma, volete fare un break dalle vostre città un pochino più grandi, piuttosto che avete voglia di visitare Pamplona, ve la consiglio veramente. Molto, molto, molto bellina. Come vedete, c'è un bellissimo monumento dedicato a Hemingway. Lui l'aveva descritta appunto nel suo libro Un'estate pericolosa del 1959. Aveva descritto Pamplona una volta e per sempre. Allora, siamo arrivate a Sopelana Beach. Sopelana Beach. E, allora, adesso vi faccio vedere tutta la parte della spiaggia che è bellissima. E io vorrei un sacco buttarmi praticamente con tutti i vestiti, cosa che probabilmente farò, non sono convinta, ma è probabile che io lo faccia. Questo posto è super famoso perché praticamente fanno sempre surf. E, infatti, ho visto un sacco di persone che si cambiavano in auto, dopodiché scendevano e si facevano un bagno e facevano surf. La cosa mi colpisce tantissimo perché, tra l'altro, ci sono tantissime rocce, famoso proprio per queste rocce anche in mezzo così all'acqua, che rendono tutto molto più bello, molto più fiabesco, molto più interessante. Ok, andiamo insieme a vedere com'è. Io sono veramente rimasta troppo, troppo, troppo contenta di questo posto perché non me l'aspettavo così.
questo luogo suggestivo e incantevole è stato utilizzato come location per Game of Thrones. Infatti qui è nata Daenerys Targaryen, o meglio il suo personaggio, e è possibile vedere il ponte di pietra che collega l'eremo alla terraferma in tantissime scene della settima stagione. Io ho un affanno perché ci siamo sparati un sacco di strada, ma sicuramente ne è valsa la pena perché è bellissimo. È uno dei posti più belli che io abbia mai visto. Troppo troppo bello, ve lo consiglio infatti. Giù vi lascio tutte le descrizioni del luogo. Una delle esperienze più belle che si possono fare a Bilbao è sicuramente il Guggenheim Museum. È un'esperienza da fare, è un museo contemporaneo con opere interattive che fanno riflettere su quello che è il nostro mondo. Vi consigliamo caldamente di prenotare online i biglietti perché le file sono immense. Anche se non ci riuscite, andateci, fate la fila perché ne vale davvero la pena. All'interno del museo non si poteva riprendere, però ti lascio qualche foto, dai. Come hai potuto vedere dal video, Bilbao è una città meravigliosa. Pamplona è visitabile in mezza giornata circa, mentre Bilbao merita veramente uno o due giorni. Anche perché se deciderai appunto di andare al Guggenheim, ci vorrà un po' di tempo, ci vorranno delle ore. Come abbiamo detto, ti consigliamo assolutamente di visitare il loro sito online perché da lì è molto più facile prenotare e quindi non rischiare di fare veramente tantissima fila. Quello che ti possiamo suggerire è di prenotare molto tempo prima un buon hotel, perché noi abbiamo trovato un ottimo hotel, però effettivamente era abbastanza caro. Quindi magari vai su Booking, prenota un po' prima e scegli bene anche in base alla zona. Grazie mille se sei arrivata o arrivato fino a questo punto del video. Ci vediamo al prossimo video per continuare insieme il nostro viaggio. Ciao!